Ve l'ho detto che dovevate fare l'iscrizione. Bravi, 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 bravi. Vi do appuntamento oggi pomeriggio alle 17 per reagire a quello che bolle in pentola in casa Supercell/Brostars. Conto su di voi, un pollicione se volete la reazione. Iscrivetevi, campanella, e attivate tutte quante le notifiche. Codice Grax in the shop, perché quest'oggi prenderemo Maxine coniglietto e anche il primo regalo, perché io lo sto registrando il 12, quindi tantissimi auguri Brawl Stars. Oggi sarà il 13 e ci sarà un altro regalino. Vi prendo la mega cassa e chissà, conterrà qualcosa. Seguite tutto il video. Prima di tutto, ricercati con Sgombretto e Pandino. Siamo a 2 sconfitte in 4 giorni. Questo è il 5º giorno. Prateria non potete skipparla perché è sempre molto sexy se non c'è sta Iris dall'altra parte. Eccola là, l'ho chiamata, ragazzi. Iris, no, mi tocca arrabbiarmi subito, raga. Tocca subito arrabbiarmi. Iris a me non mi gusta, raga. Mi voglio tanto bene. Ho preso la stella senza crepare. Già un qualcosa, già un bel risultato. Però con Mortis vi dirò che possiamo fare qualcosina. Col Mortis io assolutamente sì. Porca paletta, che siluro che ho preso in the face. Aia, aia, quello arriva. Pandì, mi serve una mano. Mi serve lo scatto sul colpo di Iris che sta per arrivare. Deve cercare, ragazzi, di coprire i colpi di Iris. Io potrei anche prendermi le mine. Ulti, scusatemi, gadget da parte di Tara. Mortis va su Iris, arriva Iris. GG al Pandino, ha fatto una top giocata. Ricordo tra l'altro, ragazzi, primo e secondo link per Pandino e Sgombretto. C'ho paura, ragazzi, per la parte sotto. Devo stare molto attento. Metto delle mine esattamente lì, così se arrivano apriamo e siamo ok. Ricarico al volo la ulti. Nel frattempo posso anche andare a dare un'occhiata qua sulla destra. Le mine sono molto sexy. Qua non c'è nessuno. Il signor Sgombro sta a posto. Pandino può counterare i colpi di Iris. Eccolo che arriva. GG al Pandi. Bravo Pandi. Ottimo. Le mine fanno sempre la loro bellissima figura. E di lì nessuno sicuramente passerà, tranne un bel Brock che viene fatto fuori. Calmi, ragazzi, calmi. Arriva. Arriva. Ha sbagliato il colpo Iris, impazzisco! Ha sbagliato il colpo Iris! 13-0, potrebbe essere schiacciante la prima. Forse una delle più belle, ragazzi, che abbia mai giocato. In assoluto il Pandi non deve andare giù. Ragazzi, partita veramente perfetta. In praterie dei serpenti. Se continuiamo così, sicuramente la mega cassa conterrà Ambra. E scusate per l'audio altissimo, l'abbasso perché sennò, ragazzi, vi sfondo i timpani. Altra cosa, se volete recuperare il video di ieri, lo trovate nelle schede. Abbiamo aperto dei pacchi molto interessanti. Guardateli che sono sexy. Gelindo. Gelindo. Ma che mi sono perso? Come Gelindo? Forse erano random, non l'ho visto, ragazzi, perché stavo tipo tutto quanto spiaccicato tattico. Gelindo. Ero spiaccicato, ragazzi, sul tavolino e quindi non me ne sono accorto. No, no, non mi morite, raga, vi prego. Non mi morite, metto un meraviglioso totem here, così da andare a potenziare il mio bellissimo Sgombro, che per il momento vi dirò che è una situazione piuttosto particolare. Ho utilizzato un totem errando, anche se non me l'hanno killato. Scusate, sono andato nel panico. 10-2. Un attimo, raga, io esco, tanto non devo prendere le mine, non mi interessa. Devo cercare di stanare gli avversari. Esattamente, è quello che io devo fare. Ma a parere dei pro player, Gelindo si può utilizzare una mappa così? Seriamente? Mine, ragazzi, da mettere lì, occhio. Pandino ci prova. Le mine erano anche abbastanza discrete. Però c'è Tara dall'altra parte che sembra... Guarda le mine di Grax. Tara se l'è passata malissimo. Colpi sul Gelindo, colpi sul Gelindo. Ho altre mine da mettere, ho visto anche il Bo. Buona la ulti da parte di Tara, bravissimo Sgombretto, che ancora ha il vecchio nickname. Non so per quanto tempo, però sta per scadere, ragazzi, e Sgombretto lo cambierà. Vi faccio un predict, Sgombretto cambierà il nickname. Attenzione Tara again, io non sto giocando male. Metto delle mine lì per... No, potevo far scoppia la mina, mannaggia, aspetta un secondo, no? 16-2. Bo può andare giù. Pandino, ragazzi, strepitoso. Scusatemi se lo dico, ma come fate a non seguire Sgombretto e Pandino? Ma che ha combinato Pandino con Mortis? Vabbè, cioè, se la sta rischiando con 7 gemme, raga. E non gli basta, ragazzi. Pandino, poi alla fine si è fatto killà, però è stato incredibile. GG, another schiacciante. Siamo a 400 precisi. Andiamo con la terza. E questa è l'ultima. Dall'altra parte c'è un buon team. Dall'altra parte c'è un buon team. Questa forse è la partita più difficile, ragazzi, eh. Credo che questa sia la più difficile. Se la giocano bene, Brock è molto forte. Mortis potrebbe essere counterato. No. Attacco Hager. Attacco Hager. C'ho il titolo, raga. No, 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 no. Ti prego, no, 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 no. Ti prego, dimmi che sto sotto ancora.
Perché ho detto quella cosa? Perché ho detto quella cosa? Sono uscito e rientrato, ragazzi. Ho visto la morte in faccia. Per quale motivo? Non ci credo. Ci hanno pushato malissimo e ci credo. Stavo da solo. Probabilmente è partito non so cosa. Occhio al signor Sgombretto. Io andavo con lui. Se riesce a fare una ulti, potremmo in teoria recuperare qualche kill. Anche se è molto difficile perché Bo ci vede. Mortis ci prova in solitaria. Prova ad andare con lo sgombro. Sgombro mette la visione. Ulti che arriva. Riesce a grabbarne due. Non ci credo. Mi è morto sul final. Mi è morto sul final. Occhio al Brock, cerco di colpirlo dalla distanza. 8-10 si può recuperare, ma gli abbiamo regalato 6 stelle. Gli ho regalato 6 stelle. Crax parla al singolare. 6 stelle regalate instant. Sgombretto c'è ancora la ulti. Bisognerebbe andare contro Tara. Pandino, regà, Pandino, vi giuro, se riesce a carriare sta partita si potrà mettere God Mortis sul profilo di Instagram, ve lo dico, eh. Se lo mette tutto sul profilo di Instagram. Pandino c'è. Ok, stana qualcosa Crax. Occhio, bisogna stanarne un'altra. Ferma de Sgombre, buono. Lì era tosta, ragazzi. 11-15. Serve la top. Ultima, ci abbiamo 20 secondi. Bisogna pushare coordinati. Se pushiamo coordinati, possiamo avere qualche probabilità di chiuderla sul finale. Piano, piano, piano. Al finale, regà. Sul finale, il grab decisivo. La ulti c'è. Comeback? Non ci credo mai. Non ci sto mai credendo. Non ci sto mai a credere. Poteva essere anche schiacciante. Voglio il God Mortis di Pandino su Instagram. Tutti a 400. Tutti a 4.30. Siri! Te devi fare affari tuoi, Siri! Ovviamente quando Siri viene chiamata non risponde. Solo nei momenti meno consoni. Andiamo, ragazzi. Possiamo prendere subito Maxine. Ricordo rigorosamente con codice Crax. E poi la mega cassa gratis. Primo regalo. Quindi, Maxine! Grazie a tutti quelli che mi hanno taggato su Instagram. Instagram. Iscrivetevi anche lì. Per maggiori informazioni, la miglior skin del pacchetto di novembre. Non ha sconto, Crax la prende con codice Crax. Eccola, ve l'ho promessa. L'abbiamo presa, molto carina. Poi la utilizzeremo con calma. Non credo che sia cambiato nulla per quanto riguarda gli effetti speciali. Ma ripeto, la utilizzeremo. Mega cassa free, chissà quante ce ne daranno. Perché i regali arriveranno fino al 24. Secondo voi, metto il cuoricino a chi scrive qualche commento tattico, ci regaleranno una skin come per il vecchio Natale, stecca bandito che non tornerà più? Ci faranno qualche gift? Seguite il canale, iscrivetevi perché questo è un canale partner. Se sapremo qualcosa, ve lo dirò. Mega cassa, attenzione, voglio lo schippetto luminoso. Oh, ci sta, ci dovrebbe sta. Qui ci sta Lucario, giusto? Schippetto luminoso! Potrebbe essere il nuovo Brawler prima ancora della presentazione Brawl Talk. Sto scherzando. Potrebbe essere Ambra. Oppure Star P. O Gadget. Maronna, ragazzi, quanti ne stiamo trovando? Dammi qualcosa di buono, ti prego. Dopo 3 vittorie, di cui una recuperata con Siri. Buono, Crax, non la chiamare perché ci frega la cassa. Andiamo. Mannaggia, ragazzi. Allora, la Star Power è buona sicuramente. Ma ce l'ho già, Maxine. Qualcuno che non ho. Ci sono brawler stunnati da non si sa quanto tempo. Perché mi ha fatto chiudere Maxine? Bea so 10 anni, Mr. P 15 anni, Pocio 9. Meglio di niente, eh. Ragazzi, like, iscrivetevi, campanella, codice Crax. Noi ci becchiamo alle 17 sul channel. Un kiss da Crax. Ciao. Mi raccomando, Sgombretto e Pandino, i due god, al primo al secondo link in descrizione. Ciao.